Dopo 13 anni, il Napoli Basket, oggi targato Generazione Vincente, ha conquistato la Serie A di basket dopo una cavalcata trionfale che ha visto anche la vittoria della Coppa Italia di categoria. Un'annata complicata per tutte le società a causa delle restrizioni imposte dal Covid e che ha visto tornare il pubblico al Pala Barbuto solamente in occasione dei play-off promozione. I rappresentanti della società sono stati oggi premiati nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alla presenza dell'assessore allo sport Ciro Borriello e del sindaco Luigi De Magistris. Ma noi siamo stati sempre vicini al Basket Napoli perché ne abbiamo seguito le difficoltà, la voglia di riscatto, la professionalità, la serietà della società, la meticolosità, la programmazione. Abbiamo lavorato insieme bene anche sull'impianto in cui si gioca, ancor meglio lo dovremo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo è un risultato che dà ragione non solo a chi ha investito in questa squadra, ai giocatori, allo sport di Napoli, ma anche a una bella pagina di cooperazione tra il comune, in questo caso Napoli Basket, ma in generale con l'associazionismo sportivo e con le federazioni sportive di questa città. Gli obiettivi dell'anno prossimo saranno quelli di una salvezza tranquilla. Noi partiamo, io come anche l'anno scorso quando abbiamo rifiutato la Serie 1, noi dobbiamo andare avanti con i piccoli passi. Io dico che in questo momento abbiamo messo le fondamenta, ora dobbiamo costruire la base e poi dobbiamo costruire il palazzo. Quindi non possiamo rischiare di fare passi più lunghi. Quindi abbiamo un budget definito e puntiamo alla salvezza tranquilla. Poi se altri imprenditori possono darci, ci danno una mano ed è un maggio che può salire sicuramente durante l'anno, come abbiamo fatto in qualsiasi momento. Se si può fare un intervento lo si farà. La speranza è innanzitutto che finalmente possiamo uscire da questa, dal Covid fondamentalmente, perché diciamo questo ci ha creato grossi problemi, ma non solo a noi, a tutte le società, e poi l'abbiamo visto col calcio dove stanno tutte quante in difficoltà. Quindi noi speriamo che possiamo riaccogliere il palazzetto al 100% e sono convinto che Napoli risponda riempiendo il palazzetto ogni partita, perché Napoli voleva la 1 e noi dopo 13 anni siamo riusciti a portarlo.